Anche di qua poi, No. Un attimo, presidente. Presidente, un attimo. Presidente, un momento. Anche di qua, grazie. Anche di qua. Signor presidente. Presidente Monti, di qua. Anche di qua, grazie. Una foto e basta. Buonasera, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente D'Alema, è un grande onore per la Camera di Commercio che rappresento ospitare in questa sede un momento di riflessione per parlare di occupazione e di crescita economica, ma anche di crescita sociale per il nostro Paese e per tutta l'Europa. Saluto tutte le autorità presenti, tutti gli addetti ai lavori e anche chi è semplicemente curioso e vuole ragionare insieme a noi su cosa possiamo fare tutti quanti insieme per aiutare il nostro Paese e il nostro continente a affrontare la peggiore crisi che abbia mai conosciuto, perlomeno negli ultimi 100 o 200 anni di sua storia. Credo che i dati che questa mattina l'Istat ha pubblicato sulla disoccupazione siano veramente preoccupanti nel nostro sistema paese. Essere ormai intorno al 9,7-10% di disoccupazione è un dato molto preoccupante, ma molto più preoccupante è il dato della disoccupazione giovanile. Nessun paese si può permettere di abbandonare i propri giovani, di non inserirli nei processi vitali del paese, di non inserirli nella crescita economica e nella speranza che possano avere per la loro vita e per la loro attività. È una riflessione che dobbiamo fare insieme. L'attuale Presidente del Consiglio e tutto il suo governo ha fatto molto per evitare il tracollo finale della nostra nazione, ha fatto molto per evitare di farci fare la fine di paesi che hanno visto una situazione di disgregamento economico molto più grave del nostro. In parte ci sono riusciti, dico in parte perché la strada non è terminata, la strada è lunga, ce lo ricorda sempre il Presidente del Consiglio quando interviene, ci ricorda che abbiamo fatto i primi passi, ma che ancora per uscire fuori da questa crisi epocale la strada è lunga. Credo però, e credo che sia la riflessione di tutti voi, e l'andamento anche dei lavori della mattinata vanno in questa direzione, che se non coniughiamo insieme al rigore, insieme al rimettere in equilibrio i conti, insieme ad affrontare in modo forte l'indebitamento del nostro Paese, non coniughiamo insieme anche la crescita, la ripresa e il sostegno dell'occupazione, rischiamo di salvare sì il nostro Paese dalla situazione non si possono sedere, scusatemi, della coesione sociale, il problema dell'uomo, il problema del diritto dell'uomo ad avere una vita che gli permetta anche di pensare al progresso dei propri figli, al pensare al domani, avere la speranza che comunque i sacrifici che tu viene chiamato non siano solo sacrifici, ma possano anche aprire una nuova stagione di sviluppo, e di sviluppo che vorrei dire non può essere più come quello degli anni, dei secoli passati o degli anni subito del primo dopoguerra, cioè lo sviluppo sull'economico,
ma deve essere assolutamente uno sviluppo sociale, perché al centro della vita anche economica c'è l'uomo con i suoi diritti e la sua necessità di crescita, non solamente materiale ma anche di giustizia, anche di benessere spirituale oltre che economico. Vorrei ricordarvi dei dati preoccupanti per il nostro paese. La Banca Mondiale, in una statistica del 2012, quindi una statistica di questi giorni, su 183 paesi esaminati ha messo nella classifica il nostro paese al 117° posto e per la possibilità di fare ripresa al 77° posto, e cediamo parecchi posti dal 2011 al 2012 purtroppo, quindi stiamo in peggioramento, ma il dato più preoccupante è che siamo 157° su 183 per la possibilità di far valere un contratto, di far valere un proprio diritto. Significa che il sistema della giustizia civile, oltre a quella penale, non funziona, e questo naturalmente fa sì che si unisce a una situazione di troppa caraginosità burocratica che va solamente smentita, perché l'imprenditoria ha bisogno di sicurezza operativa, di una burocrazia che non sia un ulteriore rame. C'è anche un problema di giustizia civile, che tiene lontano dal nostro paese gli investimenti esteri e la voglia di fare impresa da noi. L'ultima cosa che vorrei ricordare a tutti noi è che il tessuto economico del nostro paese è fatto per il 98 e oltre il per cento di piccole e piccolissime imprese. È un tessuto economico che dobbiamo aiutare a crescere, che dobbiamo in un percorso virtuoso portarlo a dimensioni maggiori, ma che ha le necessità attualmente di piccole e piccolissime imprese per l'accesso al credito, per il sistema dei ritardi dei pagamenti, per tutta una questione di investimenti nella ricerca che da sole non possono essere risolte dal tessuto economico così debole come quello italiano, che è forte per alcuni aspetti e tiene e risponde meglio di altri paesi, e però è quello debole per questi aspetti di accesso al credito, di investimenti per la ricerca, e direi anche per la possibilità di creare quella ricchezza che permetterà ai nostri governanti di oggi e di domani di avere una materia prima da poter con equità ridistribuire ai più deboli, a chi è rimasto più indietro, nell'aiutare una crescita di tutto il paese senza dimenticarsi di nessuna porzione di questo. Vi auguro buon lavoro, spero che questi temi saranno approfonditi da relatori molto più autorevoli di me. Vi ringrazio ancora, perché penso che è un grande onore per la Camera di Commercio essere ospitante di un incontro di questo livello. Grazie e buon lavoro. Buonasera. Innanzitutto lasciatemi, a nome della Fondazione Italiana Europea, Foundation for European Progressive Studies, io ringrazio i nostri ospiti stranieri, e in modo particolare il professor Joe Stiglitz, che con la sua presenza dà un particolare valore al nostro seminario di questa sera. Egli ha accettato di partecipare al dibattito pubblico, anche se so che lui ha i seminari a porte chiuse, ma questo è l'unico momento pubblico che fa questo seminario. E naturalmente consideriamo un grandissimo onore la presenza qui del Presidente del Consiglio, il professor Mario Monti, che ha molto cortesemente accettato questo confronto. Non sarà un talk show, ma si svolgerà in modo molto ordinato, nel senso che io farò una breve introduzione ponendo i problemi, un po' a nome delle istituzioni culturali che sono
think tank del centro-sinistra, diciamo, che promuovono questo convegno, questa ricerca. Noi abbiamo un programma di attività con il professor Stiglitz e con l'Istituto per il Dialogo Politico legato alla Columbia University. Dopo aver posto i problemi, parlerà Stiglitz e poi parlerà Monti, e poi è previsto naturalmente che Stiglitz possa reagire alle osservazioni di Monti e possa esserci un secondo turno tra loro due. Quindi questo sarà un po' lo svolgimento abbastanza informale. Siamo, diciamo, un'iniziativa pubblica legata a un seminario di studi, non è un'iniziativa istituzionale, però ordinata, non un talk show, ma un confronto ordinato. Io vorrei partire dalle considerazioni di oggi. 10,9 il tasso di disoccupazione nella zona euro rispetto al 9,9 di febbraio. Siamo ad un record che conferma che l'Europa si presenta come l'epicentro della crisi. Eppure il potenziale europeo, la capacità, la cultura, la forza del mercato europeo sono enormi. Come uscire dal circolo vizioso? Debito, austerità, recessione, maggior debito. Come spezzare questo circolo vizioso? In questi anni l'analisi e le politiche si sono concentrate sulla perdita di competitività dell'Europa, sull'eccesso di spesa pubblica, sul peso dei sistemi di welfare, sulle eccessive rigidità delle nostre economie. La saggezza convenzionale ha piuttosto puntato sulla capacità autoregolativa dei mercati, concentrando gli sforzi sul contenimento dei bilanci pubblici e sulle misure necessarie per garantire la stabilità monetaria. Ogni paese è stato spinto a fare i compiti a casa, come si dice nel linguaggio europeo, il che significa sostanzialmente contenere la spesa sociale, fare le riforme strutturali, privatizzazioni, liberalizzazioni. Naturalmente ognuno di noi si è applicato in questi sforzi e sarebbe sbagliato negare la necessità di questo impegno, in particolare per un paese come l'Italia, che certamente è stato pesantemente condizionato da rendite corporative, da chiusure che hanno creato molti ostacoli alla crescita della competitività del paese. Queste riforme sono necessarie. D'altro canto il centrosinistra, diciamo, che in cui noi rappresentiamo qui il pensiero, diciamo, non si è sottratto al compito di una politica rigorosa. Quando noi abbiamo lasciato il governo nel 2008 il debito pubblico era stato portato al 103,5% del PIL e lo spread era 34 punti, certo in un contesto molto diverso. Ma vorrei anche dire che in termini di contenimento della spesa pubblica i governi di centro-sinistra hanno realizzato le migliori performance negli ultimi 20 anni della storia del nostro paese. Dunque non siamo qui ad evocare la necessità di spendere più soldi, né ci sottraiamo alla necessità di una politica rigorosa. Il problema è, tuttavia, che la saggezza convenzionale si è dimostrata inadeguata a creare le condizioni di un rilancio delle economie europee. Le politiche di aggiustamento, le riforme strutturali devono certamente continuare, anche se io credo debbono mettersi nella prospettiva di affrontare le principali distorsioni che si sono determinate all'interno delle nostre società e delle nostre economie.
La più grande di queste distorsioni è senza dubbio la crescita delle diseguaglianze sociali. Una ragionevole diseguaglianza è un fattore favorevole alla crescita, ma l'eccesso delle diseguaglianze è un elemento che blocca lo sviluppo economico, comprimendo i consumi, la domanda interna, bloccando il rilancio della nostra economia. Ridurre le diseguaglianze deve diventare uno degli obiettivi delle politiche di riforma strutturale, riorientando in questo senso il welfare e le politiche fiscali, che dovrebbero gravare meno sul lavoro e sulle imprese e più sulla rendita finanziaria. Ma se è evidente che non bisogna abbandonare il terreno delle politiche di riforma strutturale, né la necessaria opera di contenimento della spesa pubblica, in particolare della spesa corrente e improduttiva, è anche evidente che tutto questo non basta. L'Europa deve voltare pagina. Questo tema è oggi al centro del dibattito pubblico e io vorrei che anche questo confronto si concentrasse su questa esigenza. Voltare pagina non significa abbandonare di colpo il rigore, ma, e questo è l'interrogativo che cerchiamo di affrontare anche nel nostro seminario, come combinare una politica di rigore ed un programma volto alla crescita economica, crescita della ricchezza, crescita dell'occupazione. Questo non può essere soltanto al centro di un'agenda nazionale. Moneta unica, mercato unico, vincoli e accordi che legano tra di loro i paesi dell'Unione Europea non consentono un'agenda nazionale per la crescita al di fuori di un nuovo contesto europeo. È del tutto evidente, anzi, che soltanto un'Europa più unita può gettare tutto il suo potenziale in un impegno per tornare a crescere, e noi sappiamo quanto una ripresa europea è fattore fondamentale per una ripresa globale, essendo evidente che la ripresa americana è appesantita dalle politiche europee di austerità e anche i paesi cosiddetti emergenti, le grandi economie nuove protagoniste, soffrono per la caduta della domanda nei paesi europei. Tutta la costruzione europea è stata condizionata da una visione ultraliberista. Dobbiamo dirlo anche in termini autocritici per chi ha avuto ruoli di governo in momenti cruciali come furono gli anni 90 e gli anni dell'avvento dell'euro. Nel senso, cioè, che esistono regole severe, vincoli, sanzioni in materia di deficit e debito pubblico. Ma esiste un debole coordinamento delle politiche economiche e in materia di crescita e occupazione ci siamo affidati a quel open method of coordination, che significa auspici, laddove invece i vincoli di bilancio sono regole severamente applicate e vincolanti in termini di sanzioni. È evidente che tutta questa costruzione è sbilanciata. Persino la struttura dei trattati su cui si regge questa cooperazione è evidentemente sbilanciata. Lo dico perché non mi sembra affatto scandaloso che si chieda di rinegoziare o quantomeno di accompagnare nuovi vincoli in materia di bilancio con più stringenti impegni in materia di crescita e di creazione di lavoro. Non è scandaloso ed anzi, diciamoci la verità, gran parte dell'Europa, compresa una parte dell'Europa più conservatrice, guarda con speranza alla possibilità di un cambiamento politico in Francia. Quali sono i punti che potrebbero caratterizzare una svolta europea? E io riprendo qui i temi che noi abbiamo lanciato recentemente
proprio a Parigi, all'inizio della campagna elettorale di François Hollande, nel convegno Renaissance for Europe, organizzato dalle fondazioni culturali progressiste europee. Il primo tema che abbiamo posto è quello di una maggiore e più stringente solidarietà europea nell'affrontare la sfida dei debiti sovrani. Esistono adesso finalmente meccanismi, tuttavia questi stessi meccanismi appaiono non adeguati. Io ritengo che sia ragionevole aprire una riflessione circa la possibilità della mutualizzazione, almeno in parte, del debito attraverso Eurobonds, naturalmente non allo scopo di fare pagare agli altri i debiti dei paesi indebitati, ma come ovvio allo scopo di abbattere i tassi di interesse, fronteggiare la speculazione finanziaria, liberare risorse ai fini dello sviluppo. Il secondo punto riguarda il bilancio dell'Unione Europea, la necessità cioè di un uso del bilancio europeo ai fini della crescita e degli obiettivi qualificati di investimento per la crescita, il che deve comportare anche la possibilità di programmi europei di investimenti. A questo scopo si potrebbe anche accrescere la capacità dell'Europa di disporre di risorse proprie, attivando quella Financial Transaction Tax, almeno a livello europeo, che sarebbe a mio giudizio opportuno proporre come forma di tassazione globale sulle transazioni. Chi ha saputo combinare la necessaria fermezza nell'affrontare i problemi del paese e nell'evitare che l'Italia precipitasse verso il baratro sulla crisi finanziaria, ad un forte impegno su scala europea proprio per proporre un'agenda europea per la crescita. Lasciate che io aggiunga, come parte del mondo progressista, spero che questo impegno dell'Italia trovi nei prossimi giorni la sponda potente di una svolta a sinistra in Francia, che certamente cambierebbe lo scenario politico europeo. Grazie. Professor Stiglitz. Well, thank you very much. What I want to do this evening is focus on most on what would be a holistic growth agenda. It should be obvious why it's necessary to have that growth agenda, why austerity isn't going to be enough. The statistics that we've heard should be evident. But before getting into this growth agenda, I want to spend just a few minutes giving some, you might say, economics background. The first observation is that markets on their own are not stable. Not only may they create destabilizing bubbles, as they have repeatedly done, most recently with the tech and housing bubble, but once in a downturn, there are forces at play exacerbating the downturn. Unemployment and the fear of it spreading drive down wages, incomes, and consumption, and thus total demand. And there is a process then of a vicious downward circle, and that's what we have to avoid, and that's what Europe is already beginning to get at. The increase in the unemployment, unless something is done, could feed on itself and the problem could get worse. I think the thing we have to remember is that while markets were very inefficient in allocating resources before the crisis, in the United States they put the money in the wrong way into housing beyond people's ability to afford. But the real waste of resources has occurred since the breaking of the bubble and since the beginning of the crisis. The real waste of resources, the gap between the economy's potential and its actual output, the real waste of resources has to do with the unemployment. One can calculate the loss that has occurred in the United States and Europe since the crisis began in late 2008, and we're talking about trillions of dollars.
that are essentially wasted. And if we think about what we could do with these trillions, and I say trillions, that's millions of millions of dollars, the world would be so much better. And I think all of us know what we could do with the magnitudes of the money that has been wasted. The human resources, the fiscal resources, the natural resources that we have today are the same that we have in 2007 and 2008. And the real crime is that we're not using these resources. Markets are not working, and unfortunately, the policies of austerity are not correcting the market failure and are resulting in this persistence of this gap between the economy's potential and what is actually being produced, with consequences that are particularly severe of those at the bottom, and I'll come to that a little bit later. Given that markets on their own do not work, government needs to play a role. But the wrong policies can make matters worse. States, governments with balanced budget frameworks have to cut back spending as tax revenues fall, which economists describe as an automatic destabilizer. Unfortunately, this is what Europe seems dangerously bent on adopting. And I would urge you to be very careful of going forward with that kind of framework, unless you reinterpret it very carefully in the ways that I'll come to later, in the ways that probably we'll just talk about a little later. I don't want this evening to engage in a blame game of how the crisis started, but I do want to point out that it was not fiscal profligacy that was at the heart of the European crisis. Ireland and Spain had surpluses before the crisis. Ireland and Spain had very low debt-GDP ratios. They didn't make a mistake. The government did not prevent the financial markets from misallocating capital, allowing a bubble to grow, but it was a market failure. And it was a failure of government to stop the markets from failing in ways that they have failed repeatedly since the beginning of capitalism. The third point I want to raise is that, and let me emphasize this, austerity by itself will not work. And that's already evident in the data. And let me make clear, things will almost certainly get worse. That the austerity that is going on is feeding on itself and bringing down the economy, and the result of that is the improvement in the budget will be disappointing almost everywhere. No large economy, and Europe is a large economy, has ever emerged quickly from a crisis through austerity. There is no historical basis for austerity working. There are a few small countries, mostly with flexible exchange rates, and almost always when their trading partners are having booms, in which austerity has worked, mainly because government cutbacks have been replaced by exports. Canada did this in the early 90s, when the United States was having a boom. And it had flexible exchange rates, the exchange rate went down, and they were able to substitute government spending with exports. But this will not happen in Europe, and it will especially not happen given the euro framework that gives you no flexibility. But not only are the other countries in Europe weak, growth in the United States is also weak. And so we really have here a problem of weakness feeding on weakness. So let me repeat, austerity inevitably, predictably, on its own, makes matters worse.
Austerity will not bring about either growth or confidence. It will destroy both, no matter how many speeches are given about the importance of confidence and growth. Those of you who followed the recent IMF meetings, and people always talk about the importance of confidence, of restoring confidence and growth. But it doesn't happen when you pursue policies of austerity that weaken growth. And if we don't spend government money to contract, it will mean that the restructuring just won't occur, and we will be destined to have years and years of high unemployment. The third point is that policies, expenditures, can help address one of the major problems that all of our societies have been facing, and that is growing inequality. I know the data for the U.S. much more than I do for to stimulate the economy. We can use tax structures to encourage investment in this country. We can use tax measures to encourage employment. We can use tax measures to discourage the excessive financialization. When you have an economy such as the United States where 40% of all corporate profits were in the financial sector, something was wrong. The financial sector is absolutely essential to the well-working of an economy. But the financial sector is supposed to facilitate the rest of the economy. It's not supposed to prey on the rest of the economy. And when 40% of all the profits go to the financial sector, and there is no evidence of any enhanced growth as a result of that, but there is evidence of enhanced instability, there's something wrong. And tax measures can help redirect the economy in a more constructive way. Finally, let me mention that something that was brought up in our discussion this afternoon was the importance of wage and other kinds of policies that encourage both aggregate demand and better income distribution simultaneously. The third general point I want to raise is that Europe as a whole is not in a bad fiscal position. Its debt GDP ratio compares favorably with that of the United States. If each state in the United States were totally responsible for its own budget, including paying for all unemployment benefits, the U.S. too would be in a fiscal crisis. The lesson is obvious. The whole is more than the sum of the parts. There are a variety of ways by which Europe could act together beyond the measures already taken. And many of these measures are already consistent with Europe's constitutional framework. It is only a matter of political will. Some of them have already been mentioned. A larger European Solidarity Fund for Stabilization and Growth, Eurobonds. If Europe and the ECB in particular were to borrow and relend the proceeds, the cost of servicing Europe's debt would decrease. And the important point is that would make room for the kinds of expenditures that would promote growth and employment. It would facilitate the conversion of ordinary bonds to growth bonds. We had a discussion again this afternoon, led by Marcus Miller, on the fact that there could be multiple equilibria. This may be a little bit of a technical point, but let me just, the way to think about it is the following. There are many countries with much, and historically, with much higher debt GDP ratios than Italy's debt today. At the end of World War II, the U.S. had a higher debt GDP ratio. Japan's debt GDP ratio was over 200%. If markets lost faith in Japan's ability to repay, then its interest payments, which are today 1%, would go up to 6% or 5%. And at that 5 to 6% interest, it would have to pay 10% or more of GDP to service the debt. And then Japan would have a debt problem. It would be a vicious circle. But with the confidence that it has, the 1% interest that it pays, it only has to pay 2% of GDP to service the debt, and there's no reason for worry. That's what economists call multiple equilibrium. Brazil
had exactly that problem in the end of the 90s. Many people worried. There was a plaque in... Professor Monti, mi sembra un'agenda impegnativa, diciamo. Una voce, io mi sono rincuorato perché sentendo le parole del professor Stiglitz ho pensato che la sinistra c'è ancora, diciamo. Ringrazio il Presidente D'Alema per avermi invitato e per averci offerto con la sua introduzione un quadro logico e politico che facilita molto un dibattito proficuo. Non posso non ricordare all'inizio che il primo incontro col professor Stiglitz, ma ovviamente lui non se ne ricorda, avvenne quando lui era giovane assistente all'Università di Yale e io ero studente graduate nel 67-68. Poi, molti anni dopo, il professor Stiglitz è venuto a trovarmi nel mio ufficio di commissario europeo a Bruxelles con l'animo sorpreso e sollevato al tempo stesso, perché aveva scoperto che nella remota Europa qualcuno stava indagando sotto il profilo antitrust su Microsoft, cosa sulla quale non aveva avuto molta soddisfazione il professor Stiglitz negli Stati Uniti. Alla luce di questi precedenti, sono d'accordo o no con l'analisi che fa oggi il professor Stiglitz e sulla sua fecondità di politica economica per l'Europa? Sono abbastanza d'accordo. Su alcuni aspetti invece non sono in accordo, ma credo che questo dipenda da una certa diversità di contesto tra gli Stati Uniti e l'Europa. Sappiamo bene che il professor Stiglitz è un economista globale e non ragiona semplicemente sul quadro degli Stati Uniti, è tuttavia un economista che si è formato negli Stati Uniti e che ha svolto importantissime funzioni anche di public policy in quel contesto. Quali sono le differenze tra Stati Uniti ed Europa che a mio giudizio giustificano un corso di policy un po' diverso per l'Europa? Beh, cito, ma non credo che sia la più importante per i discorsi di stasera, il fatto che gli Stati Uniti sono tuttora un'economia a valuta di riserva e l'Europa, anche integrata nell'Eurozona, per ora no, anche se è sulla buona strada. Ma soprattutto io vedo due grandi differenze che rimangono spesso solo implicite. Una, il policy making in Europa ha due obiettivi, non un solo. Non ha solo l'obiettivo di far crescere di più e meglio l'economia, che è già un obiettivo difficile per i singoli paesi nel mondo, anche per un paese grande e potente come gli Stati Uniti. No, l'Europa ha, accanto all'obiettivo della crescita, sul quale non sta facendo certo molto bene, ha l'obiettivo di costruire se stessa, di integrare l'economia e le istituzioni europee, il che può comportare anche una rinuncia alla crescita nel breve e medio periodo, purtroppo, perché molta energia e molti vincoli vengono destinati alla costruzione istituzionale. E credo che senza tenere presente questo aspetto sia difficile capire perché l'Europa non si lancia più a briglia sciolte sulla prateria della crescita. E poi le rigidità. Ha ragione il professor Stiglitz quando dice, guardiamo il caso degli Stati Uniti, il mercato del lavoro è flessibile, eppure in certe fasi l'economia americana non è cresciuta.
quindi non aspettiamoci troppo dalle riforme strutturali di supply side policy come quella del lavoro, come mostra l'esperienza americana. Io però mi permetterei di osservare che in Europa ci sono molte più rigidità consolidate e cristallizzate che negli Stati Uniti. Non c'è solo il mercato del lavoro, che peraltro in questi anni in tutti i paesi ha fatto passi avanti, ma c'è soprattutto un mercato unico che non è ancora veramente un mercato unico. Negli Stati Uniti avete da un paio di centinaia di anni un mercato unico e una moneta unica. We are in the process still of building the single market. E così, dal punto di vista della efficienza dei mercati, noi abbiamo in fondo iniziato da poco, da un punto di vista storico, in Europa, la messa in competizione di grandi monopoli privati o soprattutto pubblici, per esempio nel settore delle public utilities. Quindi, secondo me, l'economista americano dovrebbe sorprendersi un po' meno del fatto che l'Europa dedichi tanta attenzione alle riforme strutturali, semplicemente perché ne ha più bisogno, perché è più sclerotica, e ne ha ancora più bisogno perché vuole integrarsi, e quindi non basterebbero per esempio 17 o 27 mercati nazionali ben fluidi e flessibili se poi restassero delle barriere esplicite o implicite tra di essi. E da aprire meglio sono anche i mercati non solo del lavoro ma dei prodotti e servizi, e queste sono in fondo le sfide di fronte alle quali si trova secondo me l'Italia oggi insieme a tanti altri paesi europei. E una parola sull'Italia e la crescita. Io credo che sia molto importante convincerci che la insufficiente crescita dell'Italia negli ultimi 10-15 anni, prima di tutto, è esistita, cosa che è stata negata fino a un po' di tempo fa, che ci fosse un vero problema di crescita insufficiente in Italia. Invece è stato così, adesso l'abbiamo a nostre spese collettive visto in faccia questo mostro della mancata crescita. Ma credo che non basterà poco tempo, per quanto brillanti possano essere i governi che succederanno a quello attuale, ai quali andrà grande parte del compito di costruire la crescita dell'Europa, perché la nostra scarsa crescita deriva da peculiarità culturali del nostro paese. Abbiamo avuto fino all'inizio degli anni 90 forze politiche, di solito a quell'epoca una combinazione con vari paesi di forze politiche grandemente rispettabili, quella di derivazione marxista e quella cattolica, con tutte le rigenerazioni, le mutazioni, eccetera, che non avevano una visione molto positiva e costruttiva del mercato, dico fino a quell'epoca, né andando a riguardare le cose scritte in quegli anni in sede teorica o in sede di dibattito pubblico, né vedevano grandi pericoli nell'inflazione, nel disavanzo pubblico, nel debito pubblico e in tante altre cose. Poi è arrivata, e per questo dobbiamo oggi incalzare la Germania, ma secondo me essere molto grati alla Germania, è arrivata con l'inizio degli anni 90 e con la volontà di costruire la moneta unica una batteria di vincoli che oggi ci paiono arcaici, angusti e perversi, ma senza i quali non solo la Germania non avrebbe mai accettato di condividere una moneta unica con altri paesi, ma senza i quali vincoli l'Italia di oggi sarebbe, a mio giudizio, un paese vagante nel vuoto. È sempre possibile che torniamo a quello stato di cose. Perché? Perché è con l'acquisizione culturale e poi istituzionale e politica in Italia dell'economia sociale di mercato che abbiamo avuto una legge sulla concorrenza, un'autorità antitrust,
vincoli sul disavanzo, sul debito pubblico, che abbiamo visto la pericolosità dell'inflazione, che abbiamo reso indipendente la banca centrale ancora nazionale e che le abbiamo conferito l'obiettivo principale di osservare la stabilità monetaria. Ebbene, è chiaro che un'Europa nella quale ogni singolo paese ha dedicato 5, 10, 15 anni della sua storia a prendere a bordo questa cultura è un'Europa che ha sacrificato la crescita. Ma vorremmo oggi, in un'economia aperta e globalizzata, avere un'Italia, avere un'Europa che non fosse passata attraverso questa fase? Io personalmente non vorrei. In più, un'Italia che non fosse passata attraverso questa fase, io personalmente non vorrei. In più, in Italia abbiamo avuto la mancanza, pur avendo avuto il liberale che ha avuto il maggior successo culturale e politico di tutta l'Europa del dopoguerra, Luigi Einaudi, la incidenza pratica nella politica economica delle sue lezioni e prediche è stata quasi nulla, a differenza che in Germania, dove pensatori più modesti della scuola di Friburgo hanno improntato di sé dell'economia tedesca. Ebbene, una cultura liberale in Italia non c'è stata. Quando nel 1994, con una forte attesa, per esempio da parte mia, si è affermato un nuovo movimento politico, si è visto abbastanza presto che era portatore di molte istanze e fremiti, ma non di una ordinata cultura da schiaccia sassi verso una programmazione delle liberalizzazioni e della rimozione dei vincoli corporativi. Ecco che ci troviamo oggi, dopo, per carità, progressi realizzati in tutte queste culture politiche comunque combinate, ma molto sotto lo stimolo europeo, io trovo, ci troviamo a dover ancora completare o in qualche caso ancora iniziare anche quei paradossi per cui certe liberalizzazioni in Italia le ha fatte più la sinistra della destra, per così dire. Adesso noi che siamo la sintesi assessuata di tutte queste varie tendenze che naturalmente coltiviamo con orgoglio con modestia, alla quale se deroghiamo per un istante sono sottoposte e discendono conseguenze pericolose non tanto per noi ma per l'Italia. Ebbene, tutte queste cose, molte di queste cose restano da fare ed è, credo, una grande invenzione della storia italiana il fatto che ci troviamo con un misto di grande debolezza e forse di qualche forza a dover tirare le fila del non fatto nelle politiche strutturali dell'Italia e si assiste anche a fenomeni, come dire, di rigetto da parte delle categorie in un paese che rimane grandemente corporativo, di rigetto da parte delle categorie di riforme che hanno a lungo invocato e che hanno quasi ottenuto in misura quasi completa per loro, per esempio nel campo del mercato del lavoro, e che tuttavia nel momento in cui sono coglibili dall'albero sofferto della politica economica e sociale vengono quasi rigettate, perché forse è meglio avere alibi per non fare che opportunità di fare esponendosi pienamente alle responsabilità. Una parola sul nuovo contesto europeo, è l'espressione che ha usato il Presidente D'Alema, e vorrei, anzi sento l'obbligo anche verso il Professor Stiglitz che ci osserva dal di fuori e dall'alto,
di raccontare brevemente la mia visione della necessità di un nuovo contesto europeo, ma lo farò dicendovi candidamente qual è il percorso che io ho fatto da novembre dell'anno scorso a oggi per quanto riguarda il nuovo contesto europeo. Novembre dell'anno scorso, is the moment when I was asked, but people now believe that I desperately wanted to come to this. Nel novembre dell'anno scorso era passato da pochi giorni il G20 credo di Cannes, nel quale il governo italiano dell'epoca veniva sottoposto a un trattamento severo e gli veniva suggerito fortemente di sottoporsi a un programma del Fondo Monetario Internazionale che stava creando troppi problemi di accresciuta instabilità nell'eurozona. Lo spread tra il tasso di interesse italiano e quello tedesco a 10 anni aveva toccato 574 punti base, dopo essere stato all'inizio del 2011 verso 100, poi 200 e poi era cresciuto sensibilmente, e stava di fronte a noi, a tutta l'Italia, e l'estero lo sapeva perfettamente purtroppo, stavano di fronte a noi 4 mesi, dal 1 gennaio al 30 aprile, e dico oggi perché il 30 aprile è passato, in cui veniva a scadenza una quantità enorme di titoli del tesoro italiano. E noi avevamo come nuovo governo 2 obiettivi, che l'Italia non saltasse e non diventasse la nuova Grecia, questo soprattutto perché a noi sarebbe dispiaciuto e sarebbe stato, alcuni dicono, la fine dell'euro, e gli Stati Uniti anche erano molto preoccupati di questo, che l'Italia non saltasse, contemporaneamente che l'Italia diventasse il più presto possibile un protagonista nella costruzione del nuovo contesto europeo.